Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore. Cari fedeli, questa quarta domenica dopo Pasqua è detta la domenica del buon pastore, perché ci presenta la figura di Gesù, buon pastore. L'immagine del pastore era congeniale al popolo ebraico, che era dedito alla pastorizia, e nell'Antico Testamento Dio si definisce pastore del suo popolo, che lo conduce lungo il cammino verso la terra promessa. C'è un salmo che recita: «Il Signore è il mio pastore, non temo di nulla». Dunque è un'immagine molto frequente nell'Antico Testamento, molto cara alla popolazione ebraica dedita all'attività della pastorizia. Ma il Signore mette l'accento su un aggettivo: io sono il buon pastore, un pastore buono. Perché? Perché ama il suo gregge, lo ama in modo così sconfinato, si direbbe, da dare la sua vita per il suo gregge, da dare la sua vita per le sue pecorelle. Ecco allora che abbiamo in questo passo del Vangelo la prefigurazione del mistero pasquale, della passione e morte di Cristo che dà la sua vita per le sue pecorelle, ma anche poi il richiamo alla sua risurrezione, perché gli dice: do la mia vita e la riprendo. Innanzitutto dobbiamo allora riflettere sul grande amore di Gesù per noi, che dà la vita per noi spontaneamente, dice in questo passo del Vangelo, cioè per amore, certo in esecuzione del piano divino del Padre, da lui accolto però totalmente, per cui la sua donazione è spontanea, mossa dall'amore infinito per tutte le creature, per tutte le pecore, anche quelle che sono fuori del recinto. Egli le vuole ricondurre nell'ovile per salvarle, dà la vita per la nostra salvezza. Ed ecco allora che le immagini della pastorizia si intersecano. Ci viene in mente, pensando al Signore che dà la vita per noi, all'agnello immolato, Cristo. Giovanni Battista lo saluta come l'agnello che toglie i peccati del mondo. Il richiamo all'agnello pasquale dell'Antico Testamento degli Ebrei,
che veniva immolato il ricordo della liberazione dalla schiavitù dell'Egitto, ma l'agnello immolato che è Cristo ci libera da un'altra schiavitù, è la schiavitù dal peccato e dalla morte. Poi, come ho accennato, c'è il richiamo alla sua risurrezione. Egli dà la vita e la riprende per virtù propria.